Eccoci, eccoci, buonasera da Alessandro Petri e Francesco Barbucci. Pool promozione, seconda giornata di Serie C ovviamente, Menzana Basketball, Notte di Siena contro Pallacanestro Prato 2000, targata Side. Presentazione delle squadre in campo, cominciamo anche noi con i roster, dai, così entriamo sincronizzati con lo speaker del Palasport. Cominciamo con la squadra bianco-verde che si mostra ai propri tifosi scendendo in campo con il numero 0 Alessandro Brambilla, con il 4 il capitano Edoardo Pannini, con il 6, Andrea Iozzi, con l'8 Alberto Giorgi, con il 10 Daniele Marrucci, il 12 di Marco Figus, il 17 di Alberto Puccioni, il 18 è di Alessio Sabia, il 21 di Edoardo Cucini, il 23 è di Andrea Perinti, il 35 di Gianluca Procek e il 42 di Vittorio Tognazzi. In panchina con Paolo Betti ci sono Andrea Innocenti e Filippo Toscano. Per la Sibe, Pallacanestro 2000 Prato, con il numero 0 Cristian Sisostri Manfredini, numero 1 per Matteo Geromin, numero 4 per Giorgio Artioli, numero 6 Filippo Magni, il capitano è il numero 7 Milo Staino, numero 9 Lorenzo Berni, numero 10 Gianmarco Pinelli, l'ex biancoverde Andrea Casella con il numero 14, Leonardo Salvadori con il numero 19, Francesco Forti con il numero 32 a chiudere il roster. Allena la Sibe, Pallacanestro Prato, coach Marco Pinelli, assistente Calzo Lari. E dunque non c'è tempo per gioire per la splendida e strepitosa vittoria guadagnata in trasferta sul difficile campo di San Vincenzo domenica scorsa, trasferta seguita in massa dal pubblico biancoverde, che subito il pubblico biancoverde è chiamato a rispondere presente stavolta in casa contro una delle corazzate designate fin dall'inizio di stagione per la possibile unica promozione, ovvero la Pallacanestro Prato 2000. Sì, oggi partita davvero difficile per i biancoverdi, è un roster che parla da solo, quello della Sibe, grande esperienza anche in categorie superiori per molti giocatori, abbiamo visto prima anche fuori onda, è una partita, diciamo che la Menzana dalla sua ha il palaestra, anche stasera grande affluenza al palazzetto, dalla sua il fattore campo e però l'ha sempre vista sorridere, certo stasera mantenere quell'imbattibilità tra le mura amiche sarà una missione difficile. Missione difficile, chiaro che bisogna provarci perché lo chiede il campo, ma soprattutto lo chiede la convinzione con del percorso alle spalle di questa squadra che ha saputo stupire tutti, ha saputo forse stupire anche se stessa costruendo qualcosa di veramente importante, di difficilmente preventivabile, ma che è sotto gli occhi di tutti e che sta facendo crescere enormemente l'entusiasmo. Tra l'altro oggi magliette in vendita al Palasport, c'è il giornalino nuovo sugli spalti che credo poi verrà inviato anche via mail ai soci dell'associazione, anche perché sono le uniche mail che è possibile raggiungere. E quindi insomma tante novità, poi ce ne sarà anche una importante per la prima settimana di aprile, ma ne parleremo quando ci sarà una data certa. Insomma, l'entusiasmo attorno a questa squadra cresce ed è un entusiasmo che è pienamente meritato per quello che ha saputo fare fin qua. Eh sì, diciamo che i risultati sul campo hanno portato il tifo a essere più vicino alla squadra e al contempo la vicinanza del tifo ha portato anche i biancoverdi a dare quel qualcosa in più che serviva in partite cruciali, tra cui anche l'ultima, ma così come molte altre nella prima fase, quindi c'è una sinergia tra gruppo, staff e tifosi che difficilmente si vede in altre piazze. E tra l'altro oggi vediamo anche il cerchio della lunetta tinto di arancione per il nuovo sponsor che si è legato alla Menzana. Nuovo sponsor che è sulle maglie, sulle sovramaglie, ma anche sulle lunette del campo, che sono tinte di arancione, come in questo momento sono tinti LED di arancione. Sentiamo la verbena. Thank you.
La serata sia importante, anche se turno infrasettimanale, lo dimostra anche l'affollamento che c'è nella tribunetta stampa a bordo campo, tante persone presenti stasera, non succedeva così spesso in precedenza. Vediamo i quintetti in campo già schierati, vediamo Prato con il numero 6, vediamo Filippo Magni, credo che ci sia anche Geromin, Matteo Geromin, ex Fides, ha cominciato il campionato con la Fides Livorno. C'è Salvadori con il numero 19, con il numero 14 c'è Casella e con il numero 9 c'è Lorenzo Berni, il Cobra, che lo ricorderete nei duelli con Fucecchio. La mezzala scende in campo con Pannini, Marrucci che andrà al salto, Tognazzi, Iozzi e Projek. La palla 2 sarà alzata da Giacomo Natucci, Di Bagni e Di Lucca. Palla per Prato intanto, che è coadiuvata da Lorenzo Nocchi, di Vico Pisano. Inizia Prato in attacco. Sì, comincia con il movimento di Casella, ben marcato subito da Marrucci. Ha detto Geromini, ma è forti, e va al tiro a affrontare subito Salvadori, l'errore Tognazzi. Prova subito il tiro aperto, Salvadori ha anche l'arma di tiro da tre punti, è un giocatore completo, specialmente per questa categoria. Da quell'altra parte giro in palleggio per Marrucci, non riesce ad appoggiare efficacemente, ma c'è un possesso extra per i biancoverdi con Tognazzi, che prova ad entrarsi nelle fila difensive, trova un contatto che lo manda in lunetta, primo viaggio in lunetta dopo 30 secondi. Provo Vittorio, forse un po' sembrava una forzatura, no? Però alla fine è arrivato il fallo, guadagnando, probabilmente leggendo la posizione del difensore in ritardo, il difensore che è Francesco Forti, anche lui è uno dei nuovi innesti della pallacanestro Prato 2000, che è andato a pescare un giocatore di assoluto livello, reduce da un infortunio importante, ma insomma è andato a pescare un giocatore di grande esperienza. Eh sì, no, come abbiamo detto, ci sono giocatori davvero che hanno calcato parquet categorie superiori, che è sempre l'arma in più, no? in partite come queste, in categorie come queste. 1-0, 1 su 2 di Tognazzi per cominciare questa partita. Marrucci è su Casella e intanto l'1 contro 1 è di Magni, che va a segnare il primo canestro dei rosso-blu pratesi, che passano in vantaggio 2-1. Marrucci, blocco di Projek, non c'è spazio per andare in post basso da lui, allora si prova dall'altra parte con Tognazzi, ancora Marrucci in punta, c'è la 2-3 in difesa se non vedo male, e Salvadori va al secondo fallo di squadra fermando Marrucci. Giustamente Salvadori stava difendendo più distante da Marrucci perché sa che è più rapido, gli stava quasi concedendo il tiro da tre punti. Marrucci invece ha capito che il vantaggio era altrove e ha provato la penetrazione, peraltro bruciando sul posto il numero 19 avversario e conquistando il fallo che lo manda in lunetta. Ancora un errore dalla lunetta, ricordiamo il primo canestro è arrivato sull'1 su 2 di Tognazzi, la volta è 0 su 2, palla che viene in qualche modo recuperata da Casella ed è Forti che prova a lanciare Salvadori, spalla che sfugge, sporcata da Iozzi credo, rimessa dal fondo per la Sibe, va a Casella, lungo per Magni, punta da Forti, dice la Casella, dice anche Berni, la palla è per quest'ultimo che ribalta poi per Salvadori, 9 secondi per tirare. Forti contro Tognazzi, Forti si butta dentro, fallo di Tognazzi. Sì, Tognazzi era molto vicino nell'uno contro uno per non concedere il tiro e è stato costretto a mettere le mani per aiutarsi difensivamente appena Forti ha buttato giù la palla. Primo fallo per i biancoverdi, ma che permettono di avere 14 secondi a Prato. Forti prova a buttarsi dentro, chiude su di lui Projek, ma alza la parabola e fa un appoggio non semplice, peraltro vincente. 4-1 per la Sibe, la mezzana che riparte ancora senza canestri dal campo, la mezzana Tognazzi da tre punti, finta, poi si butta dentro, il suo tiro dal gomito non va, tocca Projek, poi sbaglia l'appoggio che sembrava facile Marrucci, rimessa mezzana. Ma che difficoltà al tiro. Sì, è andato con più troppa energia Marrucci da sotto, secondo me si era insospettito di un eventuale contatto e il tiro era completamente fuori misura. 11 secondi per trovare un tiro, rimessa ora, messa in campo con Tognazzi, spara a tre punti, la palla non vuole entrare, rimane 4-1, il possesso è per Prato. 2 minuti trascorsi, a San Vincenzo stava a 12-0 a questo punto del match, stasera ovviamente la palla non sta ancora entrando
per i colori bianco-verdi. Berni esca l'angolo a Salvadori e contro Pannini, si gioca il mismatch e poi ribalta per Magni, sbaglia dalla media Magni e riparte la mezzana. Ruotata molto bene la Menzana, si è un po' sbilanciata ma davvero è tornata in difesa con gli accoppiamenti anche sbagliati molto bene. Da quell'altra parte Prosek uno contro uno, rifiuta un tiro, va da Tognazzi, si butta fino in fondo, non c'è contatto falloso, sbaglia il tiro il numero 42, contropiede per Prato con Berni aperto da tre punti, tiro completamente fuori misura, ma la Menzana non si avvede di riprendere il rimbalzo, possesso in più per Prato che non riesce a sfruttarlo con Casella. E fase abbastanza caotica, ma il punteggio rimane inchiodato. E qua Casella rischia addirittura di fare un attacco, a mio avviso, perché è andato a spingere molto. Prosek senza ritmo sul ferro, Menzana che non riesce ancora a segnare dopo tre minuti di partita. 1-4 il punteggio. Berni chiama lo schema, va da Salvadori, Forti finta il tiro e va da Magni, poi sbasso, duello con Iozzi, poi Semigancio che appare facile ma non lo è. Parte Marrucci in velocità, è 4 contro 3, Marrucci si arresta, poi lo offre a Pannini, ha il ritmo, il capitano da tre punti non va, rimbalzo di Berni. Anche quando non la mette il capitano da tiro aperto, e qualcosa davvero non sta andando a livello collettivo. Ho visto Betti sbracciare invitando i suoi a correre più spesso, a cercare sempre più l'opzione del contropiede, perché è l'arma, no, dei biancoverdi con cui riescono a performare al meglio. Casella spara a tre punti in faccia a Prosek, questo è un canestro d'autore, è un canestro che vale il più 6, 7-1. È canestro da categoria superiore, come abbiamo detto, del resto Casella qua è ben conosciuto. 1-7, inizio difficile per la Menzana con Marrucci, ci prova adesso, va a subire il contatto falloso del numero 32, Forti. In qualche modo va a spiegare a coach Pinelli che è un errore suo. Secondo fallo i Forti. Marrucci, ancora la zona 2-3, che qualche difficoltà la sta creando Iozzi, questo non si può sbagliare, grande lettura di Prosek, 3-7 Menzana. È illuminante il passaggio di Prosek, soprattutto perché permette alla Menzana di interrompere il 7-0 di parziale attivo di Prato, e ora accorcia a 4 lunghezze, chiamata a difendere la Menzana ora con l'1 contro 1 ancora una volta a spalle per Magni contro Iozzi, e alla fine a forza di sbracciare arriva il fischio di fallo in attacco. È un fallo fischiato al numero 6, appunto Magni, che manda anche in bonus Prato con 4 falli di squadra. Per la Menzana solo il fallo di Tognazzi si pesa, tra virgolette, a referto, ed è il momento di Milo Staino. Entra Staino, vediamo chi esce. Esce Forti, sì, che ha 2 falli, inevitabile. Entra dunque Staino, il capitano, classe 88, la formazione pratese, grande esperienza, grande curriculum in quel di Prato, ovviamente colonna portante della pallacanestro Prato 2000. Pannini intanto, Prosek prova ad attaccare in isolamento, passo di incrocio, poi non va due per due volte, poi lato canestro di Salvadori, 5-7 canestro di Pannini. Quindi ha provato con la giocata, con il cambio di direzione, Prosek andando verso il fondo ci è riuscito per metà sbagliando, e poi però testardo in qualche modo il canestro lo ha ottenuto. È meno 2 Menzana, 4-0 il parziale. Casella va da Salvadori, aperto da 3 punti, eccola qua l'arma che dicevo di Salvadori, che è un centro dai movimenti quasi perfetto, e però anche un tiro da 3 punti. Eh sì, intanto non vedo il canestro dato a Pannini, quindi il canestro ovviamente è dato a Prosek, non vediamo quella parte del tabellone, ci prova Iozzi con un tiro stranissimo. E allora riparte Prato con Maiozzi, si rifà subito rubando un gran pallone, Tognazzi 3 contro 2, Tognazzi va in solitaria, non sbaglia Tognazzi, anche in questa situazione ottima lettura, a terra Berni, ma il canestro è buono, 7-10. Sì, Berni aveva qualcosa a dire agli arbitri, più che altro per il fallo in attacco precedentemente fischiato a Magni, e chiedeva quindi un contatto analogo, e non è stato del parere, dello stesso parere Natucci. Il canestro di Tognazzi è buono, meno 3 Menzana, Casella va fino in fondo e appoggia tranquillamente al tabellone, sta facendo la differenza in questo primo quarto. Eh sì, 7-12 più 5 Prato, che è ancora zona.
Marrucci in posta da Proge, che poi fuori il pallone per Tognazzi, ci prova da tre punti, non va, tap out di Staino, ma la palla è per Marrucci e c'è ancora un fallo. Questo però è ingenuo perché Prato è in bonus. Palla di Staino che manda in lunetta, credo Tognazzi, tanto esce Pannini, dentro Puccioni, ma c'è time out. Sì, il fallo è su Marrucci, se non vado errato, Marrucci, che era quello che aveva bloccato il palleggio e successivamente aggredito dal raddoppio di Prato. Ho visto anche un cambio che poi vedremo nelle retrovie di Prato. La mezzala inserisce Puccioni, logicamente la zona 2-3 concede spazi dall'arco fuori all'arco dei tre punti, che però non ha mai visto la mezzala trovare il canestro da quelle posizioni, e quindi sarà Puccioni l'arma di... ci auguriamo che sia l'arma di Betti. Però è una mezzala che non si è sempre accontentata del tiro da tre punti, anzi abbiamo visto il primo canestro di gioco proprio contro la zona, quel passaggio di Prosek a Iozzi. È una mezzala quindi brava a trovare gli spazi liberi che concede la zona 2-3, seppur pochi dentro l'area, ma in qualche modo la mezzala è sempre riuscita ad arrivare al canestro, logico che poi serve anche l'apporto del tiro da fuori. Sì, una mossa curiosa comunque di partire subito a zona e partire fin dall'inizio, quindi del match, o quasi a zona. Generalmente lo si fa magari nel corso della partita, forse è più una chiave per non far correre i biancoverdi. Hanno avuto un inizio veemente a San Vincenzo, questo ha dato grande fiducia, mi sembra che l'obiettivo di Prato sia quello di non far correre la mezzana. Sì, ci sta anche, ci saranno dei giochi tra virgolette tattici da parte di coach Pinelli, magari quando la mezzana meno se lo aspetta tornerà la difesa uomo e alza il quintetto Pinelli, perché mette anche Artioli, e quindi doppio centro con Artioli e Salvadori presumo dal numero 4, insomma con Casella, Salvadori, Artioli e Berni, tutti hanno giocato almeno in Serie B, e Staino non credo, però insomma arriva uno su due per Marrucci. Poi la mezzala si mette a pressare a tutto campo, vediamo poi se torna uomo. Intanto Berni si prende un po' di tempo per leggere, ma si entra nei giochi, palla per Artioli, ancora Berni, si alza dalla lunetta, Berni svirgola via il pallone ma in mano praticamente ad Artioli, che da lì non può sbagliare, invece lo fa in qualche modo. Poi infrazione di piede, sì, infrazione di piede rilevata, dicevo non rilevata dagli arbitri, con una frazione di secondo di ritardo, ma il fischio arriva. È la differenza subito nei centimetri, abbiamo visto in questo frangente a favore di Prato, un rimbalzo preso da Artioli, il primo intendo molto difficile, se fosse stato qualsiasi altro giocatore di statura inferiore non sarebbe stato preso, e invece è così, ha sbagliato un tiro, un appoggio facile, ma insomma Prato ha allungato ha alzato i centimetri e si vede. Iozzi sbaglia ancora un altro tentativo da tre punti, la mezzana non sta trovando il feeling con la linea dei 6,75. Casella da quell'altra parte, sbraccia parecchio Artioli, è tutto regolare, quindi va indisturbato fino in fondo a sbagliare un altro calcio di rigore, e la Menzano riesce a strappare il possesso, sarà palla 2, la freccia premia i biancoverdi, ma è una palla 2 un po' amara perché Marrucci aveva in mano il pallone solo dopo, conteso da Artioli che dopo due errori molto gravi da sotto, specialmente per uno della sua statura, viene subito confortato dal capitano Milostani. Eh sì, errore strano per uno della sua esperienza e della sua statura. Marrucci intanto per Proge, che da lunetta ci prova, non va neppure questo, stasera veramente la palla non sta entrando. Berni conduce la transizione per la pallacanestro Prato 2000, Berni ci prova da oltre 7 metri sul ferro, rimbalzo lungo in mano a Marrucci e corre il campo, poi cerca di attaccare, scarica ma la palla in mano a Staino che ha letto benissimo, e riparte la Sibe con Casella, in angolo c'è Berni, ancora Casella, a 7 metri Casella sul ferro, Marrucci, ancora un rimbalzo per Daniele Marrucci. Sì, Prato si sta accontentando del tiro dalla lunga distanza, da lunghissima distanza, anche un metro e mezzo dietro la linea, senza successo per ora. La Menzana invece sta sbagliando ciò che di solito gli riesce, tra cui questo tiro di Tognazzi, la palla davvero è stregata in questo momento, 8-12, punteggio davvero basso dopo più di 8 minuti. Eh sì, altro tocca Iozzi, recupera Marrucci, grande energia in difesa. La difesa è stata la chiave a San Vincenzo ed è la chiave in questo momento. Marrucci ci prova da tre punti, il tiro è cortissimo.
Salvadori, Berni. È difficile quando non entra così. 1:20 al termine della prima frazione, con la Mezzana stranamente a 8 soli punti realizzati. Staino, Casella esce dai blocchi sul ferro, palla vagante, ancora Marrucci sul pallone. Fortunatamente per ora non è solo un problema della Mezzana quello al tiro, perché anche Prato sta sbagliando diverse chance per incrementare il vantaggio. Si entra ora nell'ultimo minuto con la Mezzana in attacco. Puccioni si va sotto da Proce, che si gira subito sul fondo, deve andare con uno scarico che in qualche modo arriva nelle mani di Marrucci. Un altro errore da tre punti, e qui Proce con contatto giudicato falloso. Ah, ecco, perché il contatto era netto. Fischio arriva, esatto. fischio arriva, sarà lunetta per Prosek. Dopo quello che abbiamo visto a San Vincenzo non mi lamento. Doppio cambio per i biancoverdi, secondo fallo di Salvadori. Sì, che potrebbe essere un allarme per coach Pinelli. Torna Magni, esce Marrucci per i biancoverdi, entra Cuscini, è pronto sul cubo anche Sabia in caso di secondo tiro libero realizzato da Prosek. Arriva il canestro che riporta un possesso la Mezzana sul meno 3. Dei 9 punti segnati ne ha segnati solo 2 da sua azione. Esce anche a Prosek, 9-12, meno 3 con un solo canestro dal campo, a 40 secondi dalla prima sirena, davvero qualcosa di incredibile. Intanto Staino va a pescare Magni contro Iozzi, rischia l'inflazione, poi si butta dentro Artioli, tiene bene Prosek, ma Artioli tiene comunque il controllo del corpo e poi un appoggio facile al tabellone. Eh sì, questa volta è stato bravo Artioli nel rispondere ai due errori precedenti. 15 secondi, si va fino in fondo nel possesso con i biancoverdi, palla in mano a Tognazzi, scambia con Iozzi, torna da Puccioni, è il primo tentativo da tre punti per lui, arriva un errore anche da parte sua. 2 secondi per un tiro per Artioli che va fino in fondo, un tiro che va solo sulla retina del canestro. Sì, Artioli ha rischiato il fallo di sfondamento nettamente con Iozzi. Guarda, avevo paura anche del fischio nei confronti di Iozzi, sinceramente, quindi diciamo mi accontento così. Abbastanza sì. Netto. Il boato del palaestra è eloquente per dare un conforto a biancoverdi in netta difficoltà. Ci fermiamo per un break e poi torniamo al palaestra. Alla fine di un primo quarto difficile per la Mezzana, dove la palla non è mai entrata sostanzialmente, solo un canestro da sotto non sbagliabile da Iozzi. Poi la Mezzana ha sbagliato praticamente quasi tutto al tiro, però la difesa sta comunque funzionando. Prato è stata costretta a segnare 14 soli punti. Direi che segnare un solo canestro, eppure sbagliando anche tanti liberi, in maniera meno 5 con una squadra così, è comunque indice che sei dentro la partita. Sì, è indice che sei dentro la partita anche il fatto che sono stati tutti tiri
comunque costruiti bene, è quello da cui deve ripartire la Menzana. Ci sono partite in cui invece non esce neanche un gioco e quindi quelle sono più preoccupanti dal punto di vista offensivo. La Menzana ha giocato in modo propositivo, tiri che spesso sono entrati non hanno avuto la stessa sorte in questo primo quarto. Vediamo se si rialza la testa nei quarti che arrivano. Casella si accontenta, sbaglia dalla lunetta sulla pressione di Cucini. E adesso c'è anche Manfredini in campo che va in marcatura su Tognazzi. Tornata a uomo, Tognazzi va da Savia. Ancora il consegnato per Vittorio Tognazzi che cerca di seminare Manfredini. Tognazzi ancora isolamento per lui. Poi gli contende il pallone Staino, palla 2 e palla Menzana. Sì, Tognazzi si è voluto addentrare in un centimetro quadrato di spazio, tant'è che con 2 secondi e basta è arrivata la palla contesa e rimane a 2 secondi ovviamente il cronometro piccolo. Deve trovare un tiro veloce con Puccioni, spara da 2 punti, va bene uguale, è canestro ed è quello che cercava la Menzana, che è mancato in tutti i primi 10 minuti. Si sblocca ancora la squadra di Betti, -3. Va strabene. Intanto scarico di Manfredini per Staino, da 3 punti non va, c'è Casella in mezzo a 3 maglie bianche, poi Magni ruba il pallone, situazione di passi non fischiata abbastanza evidente. E anche qua un po'... Fallo di Puccioni. Sì, fallo di Puccioni nel cercare la palla, secondo me è stato uno di quei contatti che fischia sempre, no? Quando l'intensità aumenta e c'è una mano abbassata, perché anche lui era molto sorpreso dal fischio e sostenendo di aver preso solo la palla, come d'altronde sembrava anche dagli spalti. Rimessa a fondo per Prato per tornare a 2 possessi di distacco, molti contatti ancora lontano dalla palla, molto intensi anche, che però non vengono segnalati dagli arbitri. 7 secondi, Milo Staino va fino a un fondo, appoggia, battuto per Magni. C'è un fallo prima, non è buono il canestro, fallo di Pannini. Sì. Dopo un grande lavoro di Staino, dopo aver battuto Pannini e aver dato un assist battuto per Magni. Staino ha letto molto bene, sì. Anche perché c'era l'aiuto di Cucini che ovviamente ha dovuto andare all'uomo con la palla e quindi ha liberato il passaggio. Magni contro Iozzi, Staino, lì c'è la Casella. Passa sull'arco, poi prende posizione un po' sbasso Magni, chiude Cucini grandissimo su Magni. Puccioni dall'arco dei 3 punti, problemi sul microfono, non va il tiro, c'è Casella apertissimo e Casella sbaglia pure lui, pallone per Magni, poi Artioli, Staino, Manfredini ci prova senza ritmo da 3 punti, la infila lui, 11-17. Sì, completamente ignorato dalla difesa, peccato per quel tiro di Puccioni dentro fuori, perché dopo una grande difesa di Cucini ed un conseguente contropiede è stata una beffa quella palla dentro fuori, e da quell'altra parte invece non perdona Manfredini, e nel pick and roll è stato completamente ignorato dalla difesa e quindi ha sfruttato lo spazio per tirare a 3 punti e segnare. Entra Brambilla al posto di Iozzi, quindi non sarà più Iozzi a giocare da 3 ma Puccioni a questo punto, con Brambilla e Pannini 1 e 2. Menzana che è stata scivolata sul -6 a 8 e spiccioli dall'intervallo lungo. Sabia dalla media, palla che si impenna in mano a Milo Staino, altro tiro che non va a bersaglio, prova Manfredini a correre, chiude Brambilla. Guarda, difficile arginare Manfredini, che guadagna con la sua energia un fischio a favore. 2 tiri. Il fallo di Sabia. Due tiri, non so dove ha trovato il tempo per guardare il ferro per tirare, perché non mi sono sinceramente accorto. Però. No, non me lo aspettavo neanche io. Tra l'altro -6 è il massimo svantaggio in cui è sprofondata la Menzana dopo l'1-7 iniziale. Quindi Manfredini ha la possibilità di incrementarlo, sbaglia il primo tiro libero senza chiudere la mano a Cigno e sbaglia anche il secondo. Qui Cucini riesce a fare suo un rimbalzo non semplice, rimane il 17-11 per Prato. Pannini cerca di costruire l'azione,
con il consegnato tra Sabia e Puccioni, gli venne scippata la palla da sotto mentre sistemava per il passaggio, e poi arriva l'appoggio di Magni, meno 8, time out obbligato per coach Bitti. Questo è obbligato perché è una palla persa brutta e che dà il contropiede a Prato in una partita a punteggio così basso. I punti in contropiede non sono assolutamente regalabili e ne nasce il massimo svantaggio, meno 8, e quindi bisogna sistemare sicuramente qualcosa, bisogna cambiare qualcosa. Partita a ritmo basso, partita non congeniale alla Menzano. Sì, sono d'accordo, Prato è stata brava a limitare i contropiedi ai biancoverdi e soprattutto la Menzana non sta trovando quei canestri come nel primo quarto che invece è abituata a segnare. Se ci pensiamo anche in questi primi 2 minuti e mezzo, solo il primo canestro di Puccioni dopo qualche secondo dal riavvio della partita è stato l'unico canestro segnato per i biancoverdi, perché poi c'è stato un tiro libero di Marrucci se non vado errato, ma in ogni caso sono solo 2 i canestri con palla attiva, da palla attiva. Situazione falli anche leggermente in allarme per i biancoverdi, sul 3-0 falli di squadra a 7:37 alla fine, solo un fallo a poter spendere prima di andare in bonus, diciamo è il primo grande momento difficile dei biancoverdi in questa partita. Sì, questo problema non c'era nel primo quarto, si presenta nel secondo, dove peraltro non ho fischi o fischi assurdi come nella partita di San Vincenzo. Fatto sta che però la Menzana ha qualche difficoltà, adesso la deve gestire. Trambilla per Pannini, spazio per andare da Sabia. Sabia esce fuori il pallone, ancora un alto basso per servire Capitano che si porta al gomito. Aperto Brambilla, non va, c'è Sabia sulla linea di fondo, fallo, il canestro di Sabionis, ci voleva come il palo. Sì, grande passaggio di Pannini su per Brambilla che lo ha liberato davvero con un solo passaggio. Peccato per l'esito del tiro, ancora una volta ben costruito ma senza canestro. E poi Sabia ha fatto un qualcosa di straordinario nel raccattare un pallone che quasi sembrava perso e trasformarlo in un fallo e canestro. Deve ripartire da queste scintille la Menzana per ritornare in partita ed è finalmente anche un viaggio lunetta al 100% di realizzazione. La Menzana torna a meno 5. 14-19, allungando un po' la difesa, Puccioni su Manfredini che si ferma prima della linea mediana del campo e allora la palla è recuperata, Puccini! Fate 16-19, meno 3, un solo possesso, la Menzana scuote il suo pubblico, pressione di Puccioni. Manfredini ancora chiuso, parte in frazione di passi nettissima di Manfredini. Non si può partire così. 2 passi prima di mettere palla a terra, incredibile. Eh sì, Natucci infatti lo vede bene. E dopo un cambio di inerzia repentino arriva il time out per coach Pinelli su la baldoria dei tifosi al palestra. È un 5-0 di parziale, 3 punti di Sabia, 2 per Cuscini dopo una palla recuperata con tanta fame, no? di voler tornare in partita e in effetti la Menzana torna dopo quello che avevo descritto come il primo momento più difficile della partita, ma torna a giocarsela e torna ad un possesso di distanza. Ecco, quel canestro e fallo di Sabia con quanto era necessario, desiderato, è stato come la manciata di noccioline di Super Pippo, no? Sì, davvero. Come... un'extra iniezione di energia pazzesca, perché poi si è scatenata una pressione a metà campo che è coincisa con la palla a Manfredini che ha esitato entrambe le volte. Esatto, ma infatti, come avevo detto, la Menzana deve ripartire da quelle piccole scintille. Quando ci sono partite in cui non arriva mai il canestro, devi ripartire, no? Da quei pochi che segni, da quelle scosse che ti dà il singolo. In quel caso è stato proprio Sabia con un fallo e canestro a dare il là per cominciare una rimonta che ora segna un 5-0 di parziale aperto. Si ritorna a giocare con il time out dopo il time out di Prato per fermare l'inerzia biancoverde. Ora deve essere chiamata la Menzana allo sforzo per riportare l'inerzia dalla sua parte. Puccioni spara da 3 punti, il tiro è aperto, Puccioni da 3, la Menzana va a segno dalla lunga distanza, 19-19, 8-0, parziale aperto. E adesso un'altra partita perché la Menzana ha stappato il canestro e adesso c'è Forti che va a servire Staino.
poi Magni che sfugge a Cuscini, fallo prima del tiro, sarà rimessa in attacco per Prato, molto convinto Lorenzo Nocchi. Sì, Magni è uno che usa molto la mano per far, le braccia per farsi spazio, tant'è che Cuscini chiedeva il gancio, il fallo in attacco con il quale un giocatore si smarca dal difensore per mezzo della mano che non palleggia, e l'arbitro gli ha risposto a Natucci che era troppo attaccato e che quindi il fallo era suo. Comunque un ottimo Cuscini, lascia il campo, applausi meritatissimi, applausi per lui, lascia il campo per il rientro di Prosek, doppio centro Menzana, Sabia e Prosek entrambi dentro, 9 secondi per tirare, Puccioni sporca la palla e la recupera e prova a partire anche lui in palleggio dopo aver visto che non c'era modo di fare apertura. Brambilla dentro da Sabia, c'è tempo per creare un'azione, invece Puccioni vuole tirare subito, arriva l'errore, Prosek in qualche modo raccoglie il rimbalzo, subisce il fallo. Secondo di Artioli. Secondo di Artioli. Menzana che... Sai che si è scrollata di dosso una gran tensione e, quel, e l'ha stappata Sabia. È un merito immenso quello di aver aperto una partita con quel canestro e fallo incredibile, perché c'era una tensione palpabile, ancora Sabia non può tenere il pallone, pensavo che riuscisse a scaricarlo, poi è in corso nell'infrazione, palla difficile, ma Sabia ha veramente avuto il merito di aprire la gara per la Menzana. Sì, sono d'accordo, ci ha pensato un po' troppo a scaricare la palla e quel poco necessario per portarla a fare all'infrazione. Sì. Qui non è infrazione di campo ma è fallo fischiato al numero 18, proprio Sabia, che manda quindi il lunetta Artioli che aveva pestato la linea di metà campo, ma secondo gli arbitri per un contatto fallo su Sabia, e quindi essendo in bonus veramente da un estremo all'altro, no? Da una palla recuperata quasi a un viaggio lunetta per Prato che va a segnare il primo libero con Artioli. E in questi casi secondo me io non lo fischierei mai un fallo che non è così meritato, intanto uno su due. Quindi Sabia si fa valere al rimbalzo sull'uno su due di Artioli. Pannini, lo show di Artioli che rimane su di lui. Palla per Prosek contro Staino. Prosek in avvicinamento, la virata, il tiro che non va e poi il pallone sul fondo. Ultimo tocco è probabilmente di Sabia. Che adesso esce per il ritorno di Marrucci. Torna anche Berni. Va a rilevare Manfredini, che nei duelli dello scorso anno ha messo in grande difficoltà i biancoverdi. Stasera penso un paio di palloni davvero di importanza notevole. Ora difesa allungata, Berni va da Artioli contro Prosek, e Artioli sbaglia in qualche modo, Marrucci sempre lui al rimbalzo, poi corre il campo, Marrucci vuole andare fino in fondo, subisce il contatto, rimessa Menzana. Eh sì, ha messo il turbo Marrucci in questo frangente, costretto quindi Geromin, ha sempre la borsa piena, cioè, esatto. Sempre per tornare a Super Pit perché ha un'energia pazzesca. Intanto Puccioni servito da Pannini, è preso da Artioli, si spazia da tre punti, Puccioni con dedica, Puccioni 22-20 Menzana. Se l'è costruita lui questa tripla, ha trovato quel centimetro quadrato per lo step back e il successivo tiro, il canestro lo dedica ai piccoli che asciugano il campo lì a bordo campo. Berni da quell'altra parte non trova lo scarico e quindi a terra con la palla ancora tra le mani, palla recuperata a Menzana che sta vivendo un momento davvero di energia positiva, che quasi inaspettata oserei dire. È gran difesa anche qua. Gran difesa anche qua, parziale di 11-1 per i biancoverdi che sotto di 8 ora si trovano sopra di 2 da quell'11-19 in cui era sprofondata la squadra di Coach Betti. Uno contro uno sotto canestro tra Prosek e Artioli e vedi che in questi casi i canestri entrano. C'è molta meno tensione, c'è più fiducia, c'è ritmo, c'è tutto quello che serve per tornare a giocare come sa fare la Menzana. Berni contro Prosek, adesso la offre in angolo a Staino da tre punti, alzando la parabola. Staino, gran canestro,
24-23. È d'autore, molto bravo, perché qui c'era anche Puccioni che era uscito completamente esposto, saltando, provando a stopparlo con l'uomo quindi addosso. Ha trovato la tripla importante anche per arrestare l'inerzia per i biancoverdi. Da capitano questo canestro per il numero 7, dietro schiena tra Prosek e per Brambilla, un appoggio troppo debole e nella lotta al rimbalzo Marrucci non riesce a tenere la palla in campo. E qui la tripla di Staino non solo riporta il meno 1 per Prato, ma in qualche modo da quell'altra parte evita un'altra ondata biancoverde che era davvero galvanizzata dal parziale a favore, e quindi Prato torna da quell'altra parte del campo senza subire canestro. Esce Gelamine e torna a Casella. Berni che lui del raddoppio e va da Staino. Poi Artioli a cercare Magni contro Marrucci. Grande differenza di chili, ma Marrucci lo contiene benissimo. Una cosa pazzesca l'energia che ha Marrucci. Adesso Prosek, che ci stava anche il fallo qua. Fa saltare l'avversario. Adesso Casella va a realizzare il nuovo meno 1, 26-25. Eh sì, ha rischiato anche l'inflazione di passi Prosek lì in quella partenza, quasi ha mosso prima il piede perno. Pannini si libera a tre punti, si libera da tre punti nel pick and roll. Nessuno si avvede di uno che è tiratore e lo ha mostrato anche qua. Più 4 Menzana, e come ho detto prima, vedi che quando la partita si sblocca, i tiri entrano, i tiri che hai fatto anche nel primo quarto a questo giro entrano. È più 4 Menzana, sono 2 possessi per i biancoverdi. Fallo ora però di Marrucci e quindi lunetta per primo. Magni, lunetta per Magni, e qui è un fallo di esperienza di Magni. Marrucci aveva prodotto l'ennesima galoppata, l'esito scivolamento difensivo di grande voglia. Adesso si spiega con Natucci e rientra la Tognazza al posto di Brambilla. 1-2 anche per Magni. Rimane un possesso pieno di vantaggio Menzana, 2:39 da giocare. Menzana che torna a giocare sui suoi ritmi. Puccioni, Pannini, Prosek finta il passaggio a Puccioni e poi la palla contenuta, ma l'ultimo tocco è di Prosek. Volta bravo Artioli ad arginare Prosek. Eh sì, qua Prosek ha provato a spezzare il consegnato, ad andare lui fino a fondo senza successo. Esce Puccioni applauditissimo per quelle due triple che hanno dato la scossa nella cavalcata biancoverde che l'ha vista realizzare 18 punti in davvero poco tempo. Entra al suo posto Andrea Iozzi. Ne esce molto bene Berni al pressing allungato e quindi Prato può andare da quell'altra parte con parecchio tempo. Artioli sbraccia parecchio, si crea lo spazio, è tutto regolare, ed è regolare anche il canestro del meno uno per Prato. Ed è stoppata irregolare invece questa di Staino su Iozzi. Andrà in lunetta al per due liberi, lanciato, e anche qua è Staino che si è accorto che Iozzi era liberissimo verso il ferro. Parlavamo prima di Artioli, insomma, uno che ha 13 stagioni di serie B alle spalle, classe 95, quindi non uno che è venuto a svernare, insomma, a fine carriera. Direi, insomma, che è un'esperienza importante, quindi quel tipo di duelli in area ne ha visti di ben più difficili, no? Sì, sì, ma si vede anche, si muove bene, usa bene il corpo, anche con movimenti nascosti, no? Che ti permettono di avere quel piccolo vantaggio sufficiente per trovare il canestro. Segna Iozzi, il primo libero, fa altrettanto per il secondo, torna al più 3 Menzana. Entrambe le squadre sono in bonus per questi ultimi due minuti del secondo quarto. Anni per Artioli che consegna a Berni. Berni contro Pannini, arriva lo show di Prosek dal gomito, si alza Berni, solo rete, suoi tiri, 31-30. Eh sì, bravo a vedere lo spazio libero nel gomito alto dell'area e a segnare un canestro non facile da tre punti. Pannini! Più 4 Menzana, guadagna un punto nelle ultime due azioni. Eloquente il gesto di sconforto di Staino su questa rotazione difensiva che ha lasciato mezzo metro di spazio al capitano biancoverde. Magni contro Iozzi, va a incrociare, appoggia, bravo Magni. Nulla da dire.
canestro di esperienza e talento. Sono tanti giocatori a Prato che stanno nel roster di Prato e stanno muoversi bene sotto canestro, sia grazie ai centimetri ma anche grazie alla tecnica nei movimenti e nei piedi. Tognazzi si addentra in uno spazio che di spazio ce n'è poco, ma in realtà arriva comunque un canestro. Pensavo più a uno scarico, invece si è voluto infognare in un tiro che è comunque entrato. Davvero molto bravo Vittorio e ripristina il più 4. Bravissimo, trova un pertugio impensabile. Berni adesso sul blocco di Artioli, scarica in angolo da Casella, stoppato da Marrucci. Pallone ancora in mano a Casella, Artioli in angolo opposto c'è Berni, via di fondo, forse pestata. C'è il fallo della difesa. Sì, il fallo è di Iozzi, esattamente. E quindi con due soli secondi da tenere in più per questa azione, e invece arrivano tre liberi per Lorenzo Berni. Esce Marrucci, entra Puccioni. Primo di Iozzi. Il primo fallo di Iozzi. La mezzana però è stata condannata da quei tre falli in 2 minuti e mezzo l'hanno portata a concedere tre liberi anche quando, anzi sempre se non sbaglio, perché non c'è mai stato un vero e proprio fallo sul tiro che io ricordi. Se si pensa a quel fallo di Sabia nel pressing in quella quasi infrazione di campo, se si pensa a questo fallo, insomma, sono stati molti i falli che hanno condannato la Menzana per colpa di quella paletta alzata. E Berni non perdona, 2 su 2 per lui, torna il meno 2 per Prato. 36, 34, ultimi 33 secondi adesso con Tognazzi, ancora Pannini. Torna alla zona, il blocco di Project, tornata alla zona di Prato. Project ci prova da 3 punti. Giorgi Project al segno, 38-34. Mandi scappa via, fallo di Iozzi ancora. Questo è ingenuo, però. Questo è ingenuo perché questo regala di fatto 2 tiri liberi. Il fallo era nella E di estra, quindi ben distante dal canestro, ed esce proprio Iozzi, entra Marrucci. È un po' il rischio che ti prendi quando alzi il pressing a tutto campo, c'era quel raddoppio, però al contempo un contatto non logico, non lucido da parte di Iozzi, perché è 2 su 2 per Magni e la Menzana può andare fino in fondo sul più 3. Tognazzi, 9 secondi, ultimi 9 secondi della prima metà di gara, si butta dentro Tognazzi, poi in controtempo il rilascio è corto, Berni scappa via e prova a rubargli la Project, ma nulla di fatto, finisce così. 39-36, Menzana che comunque riesce a segnare 39 punti, quasi 40, in un quarto in cui ha chiuso la prima frazione a 8 e quindi ne ha segnati 31 nella seconda frazione. Questo è molto molto incoraggiante, perché la partita da un certo punto in poi, da quel canestro e fallo di Ale Sabia, è diventata un'altra roba. Sì, sì, anche l'applauso del pubblico fa capire, no, quello che è successo in questo secondo quarto. La Menzana si è ritrovata dopo 2 minuti comunque di difficoltà, che sembrava rivedere lo stesso copione del primo quarto. Poi abbiamo visto la Menzana che siamo sempre stati abituati a vedere in questa stagione, e anche il punteggio che si è rimesso in sesto per i biancoverdi nella prova. 39-36 all'intervallo lungo, questo è il punteggio. Ci fermiamo e poi vi racconteremo la seconda parte di gara qua dalla palestra.
di nuovo dal palestra per apprestarci a commentare il secondo tempo di questa seconda giornata di pool. Ogni tanto mi sparisce il ritorno in cuffia, è il jack principale, credo che sia problematico, ma credo che sia soltanto il ritorno delle nostre cuffie, purtroppo è condizionante, non riesco a fare a meno di notarlo e quindi ogni tanto mi intoppo. E vabbè, a parte queste facezze che non interessano, 39-36, partenza diesel della Menzana che ha dovuto sbloccarsi con quell'azione, quel canestro e fallo di Sabia, che è stato uno dei rarissimi fino a quel momento canestri dal campo. Poi da lì tripla di Puccioni, tripla del capitano, ovvero Pannini, anche bei canestri anche da sotto, e quindi la partita poi è diventata un'altra cosa. Sì, sì, la Menzana diciamo si è ritrovata negli ultimi 8 minuti di partita. Guardavo i tabellini che ci manda Alberto Collet, che ringraziamo, così come tutto quell'angolino. Sì, tutto il team statistico. Cambia la serie, ma sono sempre lì. Sono molto preziosi. Fantastici. Sì. E, no, notavo che la Menzana ha realizzato 9 punti nel primo quarto e 10 punti nella prima metà del secondo quarto, 20 punti negli ultimi 5 minuti. 20 punti in 5 minuti vuol dire essere davvero entrato al 100% in partita, nel modo di giocare che preferisci, e si è visto, perché gli stessi tiri che la Menzana prendeva in quel frangente rispetto al primo quarto quella volta entravano, e nel secondo quarto entravano, a differenza del primo quarto in cui non volevano entrare. Eh sì, intanto si ripartirà come al solito dal possesso Prato, perché c'è sempre stata poi una palla contesa che ha riportato all'inversione della freccia a metà campo. Berni, Forti, Casella, Magni e Salvadori, roster davvero dai nomi altisonanti per la categoria. Pannini, Marrucci, Tognazzi, Iozzi, Project, quello bianco-verde. Casella contro Marrucci, perché anticipare Iozzi su Magni, che poi riceve. Magni si avvicina al ferro, sbaglia, ma la palla gli ricade in mano e guadagna anche il fallo, che è il terzo di Iozzi. È sfortunata la Menzana, perché cioè fortunato più che altro Magni, perché gli è entrato il canestro che preferiva, di fatto, perché il primo tiro è andato in errore, il secondo con il fallo si è arrampicato al ferro. Allarme per i biancoverdi, con il terzo fallo di Andrea Iozzi, e l'altro numero 6 invece, Lunetta, a sbagliare però un altro tiro libero. Tanti errori da entrambe le parti nei tiri liberi. Sì, la Menzana sotto il 50%, quasi sul 60 Prato nella prima metà di gara. Torna alla zona 3-2 per coach Pinelli. Iozzi in posta, alto, sbaglia, arriva corto il tiro, prova a correre al rimbalzo, ma la palla è per Prato. Forti la offre a Salvadori in angolo, non si fida del tiro da tre punti. Ancora Salvadori, va a pescare ancora Magni vicino al ferro, ma Magni sbaglia, un tiro per lui abbastanza facile. Pannini, Project contro Casella, Project finta contro finta, poi apre dall'altra parte per Iozzi, Marrucci. Marrucci si butta dentro, una gran finta di Marrucci, poi Iozzi sbaglia il semigancio, un rimbalzo di Casella. Non era facile quel tiro, perché si è dovuto girare parecchio, non di 180 gradi ma qualche grado in più, e quindi era difficile avere la giusta distanza dal ferro a livello mentale. Qui errore di Salvadori da tre punti, ma rimbalzo nelle mani di Andrea Casella, che realizza il canestro del sorpasso. Peccato, perché è un cross di Salvadori da quella posizione, non so quando può ricapitare. Casella veramente si fa sentire, ci sono anche tanti chili nella formazione pratese, oltre che esperienza e talento. Intanto Marrucci, grande incursione per dare un pallone d'oro a Giorgi Project, che riporta in vantaggio i biancoverdi 41-40. Grande collaborazione fra i due, bravo Marrucci logicamente a creare quel vantaggio che poi concretizza il centrone biancoverde.
fuori a tre punti forti contro Pannini, scambia poi con Magni, cerca poi ancora il numero 6 con un passaggio nei piedi che ovviamente non può prendere il compagno da quell'altra parte. Tognazzi rinuncia al tiro da tre punti e nel partire però commette infrazioni di passi. Menzana perde il possesso, perde una chance di incrementare il vantaggio dopo un possesso senza segnare per Prato, e quindi si torna da quell'altra parte del campo sul 41-40. Errore che brucia, ma che ci sta. Le volte le cose le fai un pizzico di anticipo di troppo, tutto basta per commettere infrazioni di passi. Salvadori per Casella, da casa sua non va, buon taglia fuori di Project su Salvadori. Tognazzi lancia Marrucci, Marrucci con un gran passo di incrocio, lascia lì niente meno che Francesco Forti e va al ferro per il più 3 Menzana. Arresto, passo e tiro, il tutto fatto con un atletismo che ti permette di non dare orientamento al difensore. E da quell'altra parte un altro grande giocatore è Berni, che riesce a trovare sempre lo spazio per crearsi un tiro a due punti che puntualmente va a realizzare. Torna il meno uno, veramente a un possesso con canestro, corrisponde un possesso con canestro e viceversa per le due squadre. Tognazzi spara da tre punti, spara da tre e segna il più 4. Passaggio veloce per Salvadori, ben coperto però da Tognazzi e Procek, già da quell'altra parte quindi Prato con tantissimo tempo, ma qui Magni si immerge nella folla tinta di bianco-verde e perde il possesso. La Menzana sul più 4 può organizzare il pallone per incrementare ancora di più il vantaggio. Tognazzi ferma il palleggio, poi si va da Prosek, prova un tiro molto difficile senza contatto falloso e quindi sbagliato, nulla di fatto da tre punti. Berni spara, altro errore, fase molto concitata, forse troppo, e la ferma un fischio arbitrale. È un fallo fischiato a Vittorio Tognazzi. Quando si alza il ritmo si alza inevitabilmente anche la garra, anche il numero di contatti, e alla fine farne le spese ora è Vittorio. Rimessa quindi per Prato. Peccato che sul tiro di Giangi Proce che si poteva allungare, però era un tiro, come dicevi, non semplicissimo. Casella la rimessa, Magni sbracciata ancora con Iozzi, duello davvero tanta aggressività. Casella scarica per Forti, si alza Forti da tre punti, la palla ci pensa un po' ma poi entra. Peccato perché si poteva allungare, invece in questa situazione poi Prato è brava a ricucire sul meno 1. 4-6, 4-5. Pannini in angolo, Iozzi va dentro a cercare Project che scappa a Casella e poi subisce il fallo che lo porterà in lunetta. Due liberi per Gianni Project, per Casella è il primo fallo. Sì, esce Pannini, entra Puccioni. Pannini aveva difeso anche molto bene su Forti nella precedente azione, concedendogli poco spazio, e invece è arrivata comunque la tripla del meno 1 per il numero 32 della Sibe, pallacanestro Prato. C'è da pulire il campo prima di poter far tirare Procek nei due liberi che si è conquistato subendo il fallo della difesa. Eccolo qua la palla consegnata al centro italo-ceco che sbaglia il primo libero, continua la siccità direi dalla linea della carità per i biancoverdi, che si devono accontentare troppo spesso di uno su due. Eh sì, 4-7, 4-5, però intanto prendiamo uno su due, meglio che zero. Intanto Salvadori, Casella, Forti, che non mi fanno impressione, di Prato a pensarci che siamo in Serie C. Casella, arresto e tiro con il fallo, cioè nulla da dire. È anche qua un fallo ingenuo perché Iozzi aveva già aveva tre falli, ormai Casella aveva rilasciato il tiro, quindi non lo ostacolava in alcun modo, e in più è il quarto fallo personale. Qua Iozzi ancora una volta ha peccato di lucidità, di mancata lucidità. Ha peccato perché poi il fallo c'è e non si può dire. Esatto, esattamente. Così come in quell'azione alla fine del primo tempo nel raddoppio, proprio lui è stato lui a commettere fallo.
Sbaglia però Casella, ma si deve ripetere il tiro libero perché c'è invasione. E però c'è che fa notare che se c'è invasione deve farla notare Natucci, è sotto canestro e non Nocchi. Però Nocchi ha reputato che il tiro libero dovesse essere ripetuto. Ed è quindi calcio di tecnico per Betti. Non c'è che Betti, più che altro penso per Innocenti perché si è scomposto e arriva un errore, un altro errore. Qualcuno ricordava che questi ferri fanno sempre stenghe, Casella se lo dovrebbe ricordare quando era qua, non periodo felicissimo. Tognazzi qua va a cercare il fallo, Sabia in qualche modo la ributta in mezzo a Prosi che guadagna questo fallo dalla spazzatura, era in fondo al bidone e l'ha raccolta lì Prosi, che questo possesso veramente stava portando a nulla Cosmico, e Prosi che andrà in lunetta con dei liberi. Ci possiamo stare in questo frangente. Fortunato anche Sabia perché in quella palla lanciata a caso, la palla ha colpito il lato del tabellone, tornando quindi in campo. Qui continua nel colloquio con l'arbitro Filippo Magni. Forse il dubbio è se Sabia non fosse già atterrato quando ha lanciato la palla indietro, ma dai, sono veramente frazioni di secondo. Anche Berni probabilmente aveva un piede sulla riga di prima quando poi ha guadagnato quel fallo, per cui 2-2 intanto, e questo è importante. Magni contro Project, sbaglia solo maglie bianche al rimbalzo e questo vuol dire palla mezzana, si riparte appena oltre la metà del terzo quarto, la partita è lì 4-9-4-7, una battaglia. Tognazzi per Project, Puccioni contro Salvadori, Puccioni prova ad attaccarlo. Project, Tognazzi, 5 secondi, bisogna inventarsi qualcosa. Tognazzi lo fa! Tognazzi va su per il 51-47. Ha chiesto qualcuno si inventasse qualcosa. Tognazzi ti ha sentito. È più 4 Menzana, 2 possessi ancora una volta per i biancoverdi di vantaggio con Forti che va dentro, un passaggio difficile per Salvadori che no look va da Magni, come gioca Prato. Magni ancora una volta a sbagliare il tiro a 2 punti, prova a correre Marrucci ma la difesa è schierata e quindi si deve ripartire da Tognazzi. Si entra negli ultimi 4 di gioco con Marrucci, palleggio va a lui con la mano mancina ad appoggiare, Casella lo contiene bene ed evita il canestro del biancoverde. Ed è lo stesso Casella a ripartire da quell'altra parte. Qui però ruota bene la Menzana nel raddoppio a Casella e Marrucci arriva con quell'attimo di ritardo che non gli permette di conquistare la palla ma solo di toccarla andando poi fuori dal campo. Comunque c'è tanta grinta da parte dei biancoverdi, tanta intensità anche difensiva e arriva il cambio, entra Milo Staino, il capitano di Prato al posto di Berni. L'energia di Marrucci è esaltante, penso che guardare anche solo lui ti viene voglia di entrare in campo anche a te. Forti contro Sabia, non si gioca il mismatch, torna ancora il pallone a Forti che la prova da 3 punti, non va, si accontenta. Project al rimbalzo, Tognazzi si riparte in attacco. Si riparte in attacco, questa volta la tripla di Forti non aveva parabola, è zona qua che alterna fra 2-3 e 3-2 e spara a 3 punti. Puccioni, arriva l'errore, si lotta al rimbalzo, la fa sua Salvadori e poi parte anche in palleggio per poi fare l'apertura. Si arriva da Casella, arriva comunque molto veloce Prato da quell'altra parte, ha sempre tanti secondi per organizzare l'azione e Casella va uno contro uno con Marrucci, la palla si arrampia sul ferro ed è 5-1-4-9. Il fatto di avere giocatori di categoria superiore significa spesso avere anche, oltre al talento, anche tanti chili e stazza in più, perché sali di categoria e salgono anche le caratteristiche fisiche dei giocatori. Tanto Marrucci va a pescare Tognazzi sull'arco, Tognazzi si alza, subisce il fallo e va in lunetta per 2 liberi, fallo di Staino. Non credo, infatti non è sul tiro il fallo, prima del tiro è rimessa. E quindi sai, nell'uno contro uno spesso paghi dazio anche solo per la difficoltà dell'arginare un avversario che spesso ti dà tanti centimetri di vantaggio, no? Di svantaggio. Sì, cambia completamente assetto tattico Betti, inserendo Brambilla al posto di Gianluca Prosek, doppio cambio anche nelle retrovie pratesi con... A San Vincenzo ha funzionato, perché vedi, c'è un gap fisico. Brambilla è un piccolo ma ha una fisicità importante e quindi torna utile in queste circostanze.
e quindi direi che a San Vincenzo ha funzionato e perché no, si riprova. Brambilla, la linea di fondo, il reverse è corto, ma c'è Savioni! 5-3-4-9, che spettacolo il centro biancoverde! Bravissimo Brambilla a bruciare sul posto la difesa, un po' troppo leggero e morbido nel reverse, ci pensa Sabia a correggere. Ancora più 4 Menzana, Salvadori contro Marrucci, si va da quell'altra parte, Marrucci levita e la palla rimbalzi fuori dal campo e Salvadori commette il fallo che manda in bonus Prato. Protesta anche Salvadori, il contatto era netto, poi in fase dinamica anche il contatto più leggero ovviamente ha una risonanza più grande di quella che è davvero. Intanto Casella sta distruggendo tra virgolette la panchina, colpendo tutto, c'è borracce e foam roller per terra, non so quel nervosismo da cosa si è dato. Prato tornando in campo è in bonus, brava ancora una volta la Menzana che fa nascere le sue scintille dall'atletismo di Marrucci. Sì, davvero energia allo stato puro, avrebbe messo anche in pilo, adesso si mette in proprio da 3 punti, che spettacolo! 5-6, 4-9, più 7, massimo vantaggio Menzano. La sta ribaltando lui la situazione, perché anche sicuramente tutta la squadra, ma è lui a dare quelle scintille. Stein da 3 punti, ci pensa parecchio e fa bene, perché è solo rete per il capitano di Prato. Completamente perso dalla rotazione Menzana. È il più concreto, sì. Di tutti è il più concreto, forse è quello con meno talento, ma è il più concreto. È bonus Prato e c'è il fallo, e quindi Tognazzi stavolta va in lunetta per 2 liberi. Fallo. Quarto fallo di Salvadori, attenzione. Quarto fallo di Salvadori, lascerà il parquet per Casella. No, dicevi di Staino, spendo una parola in più su di lui perché ha messo 2 triple stasera, ma fondamentali. La Menzana era il momento di maggior splendore della Menzana. È migliore per letture, è quello che cerca di tappare i buchi spesso lasciati in difesa dai compagni. È un grande giocatore. È da capitano, sì, però il talento dovrebbero averlo anche gli altri. Grande Vittorio Tognazzi, ma 2 su 2, 2 possessi pieni di vantaggio Menzana, 5-8-5-2, 100 secondi adesso per chiudere la terza frazione. Artioli per Forti, per Marrucci su Forti, prende posizione in mezzo all'area Artioli, poi riceve, prova l'anticipo Savia, arriva il fallo di Brambilla. Ha visto continuità Natucci nel movimento e quindi c'è canestro e c'è fallo. Ha rischiato Brambilla, perché in quel caso se fosse stato un secondo di ritardo, vedendo già segnare Artioli, magari non avrebbe neanche commesso il fallo, e invece ha trovato il momento peggiore per commettere il fallo, perché era il primo attimo utile per cominciare il movimento di tiro e quindi permettere ad Artioli di completare il gioco da 3 punti e può dimezzare lo svantaggio. Esatto. Sì, infatti 5-8, 5-5 da più 6 Menzana, più 3 Manfredini, ferma un po' non con le dovute maniere Tognazzi, al limite del fallo l'intervento. Tognazzi va a ribaltare per Puccioni mette palla a terra, poi si porta in aria, sospensione morbidissima di Puccioni, grandissimo canestro, più 5. E cosa ha fatto? Tenendo il contatto della difesa, lo aveva tenuto bene nella penetrazione, è arrivato comunque a trovare il canestro. Ultimo giro di lancetta per il terzo quarto, con Forti uno contro uno tra Artioli e un Sabia che era a terra, e quindi le rotazioni costringono a lasciare libero Manfredini, che vede lo spazio intelligentemente e taglia verso il ferro ad appoggiare il nuovo meno 3. 40 secondi. Questo è un assist e mezzo per Artioli. Tognazzi sì. Corto, anzi neppure vicino al ferro. Artioli conduce la transizione. Manfredini offre un gran pallone a Casella dall'angolo sul ferro. Casella, Artioli però realizza 6-0-5-9, non ame, 5-0 di parziale Prato. Sì, solo maglie blu a rimbalzo, quindi un errore di Casella ha comunque permesso di segnare alla squadra ospite. La Menzana non può andare fino in fondo per questione di 3 secondi circa tra i 2 cronometri. Marrucci va uno contro uno, brucia la sera sul posto, ma c'è l'aiuto di Artioli. Tognazzi si addentra in una foresta di maglie blu, forse quasi esagerando, in qualche modo mantiene lui il possesso, perché la palla viene assegnata alla Menzana.
con 6 secondi nel cronometro piccolo. Pannini al posto di Sabia, anche qui stravolge l'assetto tattico coach Betti, che poi chiama al volo Prosek, anzi sì, Prosek chiama al volo, e quindi il cambio non solo per Sabia ma anche per Marrucci. E rimessa Menzana affidata a Tognazzi. Vediamo, 6-0-5-9 Tognazzi per Gianni Prosek. Arriva Puccioni, Puccioni si butta dentro, poi un tiro in controtempo, grande velocità di Artioli nel lanciare Casella e va a realizzare il sorpasso allo scadere. 6-0-6-1, sfortunata la Menzana nel finale che dal più 6 va sul meno 1. E adesso ultimo quarto, ma prima un break. Eccoci di nuovo in diretta dal Palaestra sulla piattaforma Starplane, grazie al supporto tecnico di video fotografica. Squadra nuovamente in campo per l'ultima frazione di gioco. Stavolta si riparte con la rimessa bianco-verde. Tognazzi, Pannini, Brambilla, Puccioni, Prosek per la Menzana, Forti, Manfredini, Staino, Artioli e Casella per Prato. Notte di Siena che quindi comincia in attacco in questa ultima frazione. Prosek, Pannini, rinnovato il possesso, si va da Puccioni in post basso, punta da Pannini, ancora Puccioni, 10 secondi. Puccioni che guarda Prosek e poi si butta dentro per scaricare un pallone per Pannini, e si butta dentro, quasi la palla non va a bersaglio, il fallo per la rimessa. Quindi questo vuol dire che se fosse andato dentro il tiro di Pannini non sarebbe stato buono, ma così. Secondi per provare ulteriore attacco. Puccioni dal gomito, una finta, poi stavolta arriva il fallo di Stein che ci ha provato. Sì, ha provato a mettere la mano. Due falli in 28 secondi per Prato, è il quarto fallo di Milo Staino. Ha messo a fondo Menzano. E il quarto di Staino, visto il valore di Staino in queste, nell'economia del match, credo che non sia una cosa trascurabile. Puccioni per Prosek, Pannini. Ora il pallone per Prosek, ci prova dalla media il suo tiro, il capitano lo innesca per benino. 6-2-6-1. Eh sì, questa volta il tiro alla media per Prosek entra ed è il canestro del sorpasso. Staino va da Forti, dentro si lotta ancora una volta e Prosek mette la mano per interrompere l'azione avversaria. 13 secondi per trovare un tiro per Prato. Buono l'anticipo anche così, anche se la palla rimane a Prato, comunque poteva innescarsi una situazione pericolosa. Staino, poi è un gesto che dà coraggio comunque alla difesa per mantenere l'intensità. Casella dal gomito, torna dietro l'arco dei 6,75, va con il lob a servire,
Artioli che non la può tenere, fa la recuperata con una grande difesa Mezzoni. Un grande lavoro di Brambilla contro Artioli, completamente in difficoltà di centimetri, invece è stato molto bravo a ostacolare l'avversario Alessandro Brambilla. Mezzana torna in attacco sul più uno. Prosek aspetta il movimento, il taglio di Puccioni che prova a premiare con la palla, ma Puccioni si era fermato per smarcarsi, quindi nulla di fatto, la Mezzana perde possesso. Come era la regola, non si devono mai interrompere i movimenti. Quando tagli, devi andare fino al fondo. Manfredini contro Pannini, blocco di Artioli per lui, ancora Manfredini, ancora lavorato al palleggio, 12 secondi, Manfredini va dentro, scarica Staino dall'altra parte in angolo, Staino ancora chirurgico, a segno da 6,75, 6-2, 6-4, vantaggio Prato. Staino davvero importante il suo apporto in questa partita. Tognazzi cerca il movimento, lo spazio libero, lo trova dentro l'area in uno dei suoi tiri, arriva il canestro del pari, la quota 64, ultimi 8 minuti. Bravo, molto bravo Vittorio Tognazzi, poi è restato a galleggiare in area quanto basta quando per crearsi il vantaggio. Staino ancora, finta il tiro, poi ribalta per Artioli che va a impattare, non c'è fallo, ma la palla lì ritorna in mano e qui non può sbagliare. Ancora due di vantaggio per la Sibe di Prato. Sì, ha provato a subire il sfondamento Prosek, ma era un po' troppo scomposto per poter indurre gli arbitri a fischiare. Va lui ora, da quell'altra parte arriva l'errore, slot al rimbalzo, Artioli è l'ultimo a toccare e la palla esce, quindi no. Mi sembrava Artioli l'ultimo a aver toccato la palla, invece era Prosek evidentemente. Mi sembrava aver visto proprio bene Artioli, invece è Prosek l'ultimo a aver toccato la palla e quindi... Ma sai, da lì nessuno protesta. No, sicuramente è stato un errore mio. Sta bene. E quindi Mezzana torna in difesa sotto di due lunghezze. Sì, un po' una piccola parte di inerzia che ritorna verso Prato. Forti, un tiro da tre punti sul ferro, importante. Fallo di Forti su Prosek, fallo non stupido direi, anche se è il terzo di squadra perché fermava una transizione potenzialmente pericolosa. Sì, 3-0 falli però di squadra con Marrucci che rientra in campo al posto di Alberto Puccioni. Dopo i due del primo quarto, Forti commette il terzo adesso. È uno che si sa gestire. Intanto sì, è tornato Marrucci, fuori Puccioni. Pannini da Prosek, poi si butta dentro, scarica fuori il pallone per Gianni Prosek, lungo il tiro, ovviamente Artioli ha un po' di vantaggio su Pannini. Manfredini si butta dentro, anzi poi scarica pallone per Forti. Forti cerca di far andare il pallone fra le gambe di Prosek, è fischiata l'infrazione di piede. Quattordici secondi ancora per l'attacco della pallacanestro Prato 2000. Casella va da Staino, Forti, pescato Manfredini, salta Marrucci, Manfredini va corto, recupera il rimbalzo Marrucci che torna a svettare sotto la plancia e poi lucidamente aspetta che arrivino tutti oltre la metà campo e poi cede il pallone a Tognazzi. Va da Brambilla, pallone imprendibile. Peccato. La Mezzana è poco cinica in questa fase, non riesce a concretizzare possessi offensivi. E quindi ora, prima andava sempre da quell'altra parte sul pari, ora è già un paio di azioni che si trova a difendere già sotto le due lunghezze. Consente quindi a fare quello sforzo in più per evitare che Prato prenda il largo. Staino va fino in fondo a scaricare verso Forti, passo per partire ma torna sui suoi passi per tirare un mattone verso il tabellone, rimbalzo di Marrucci, prova a mettere velocità e dinamismo e l'azione, fallo, non c'è il canestro. Peccato, questo lo meritava perché ha fatto una roba impressionante, un cost to cost, soprattutto era nelle sue corde. Però questo, il quarto fallo di Forti. Adesso torna Berni per Francesco Forti,
Torna Chegliozzi per Brambilla. Brambilla importantissimo in fase difensiva almeno, perché si è speso davvero tanto in duelli impegnativi. Entra il primo di Marrucci. 4-0 falli e Prato a 6 minuti dalla fine. Uno su due, Marrucci prova a rubarla, ma Staino fa buona guardia. Staino che, ricordiamo, ha 4 falli, pure lui. Berni, Manfredini, io Tognazzi su di lui, Manfredini va al ferro appoggiando con facilità il più 3, Pratese. Eh sì, anche qua un po' perso dalla difesa Manfredini. Massimo vantaggio dentro un possesso per la formazione Prato, qui la palla non vuole entrare e qui Tognazzi omette fallo a Casella. Ci sta. Tognazzi un po' nervoso, lo toglie Betti, veramente fai un grande sforzo in difesa e poi in attacco poi può mancare anche la lucidità. È nei giochi che possa essere così. Adesso si tratta di difendere ancora forte, perché la partita è lì, 5-38, è molto lunga, ma ci sono 3 punti da recuperare e c'è Prato con il pallone in mano. Sì, la Menzana deve ritrovare quella serenità e quel gioco che ha trovato nel secondo quarto, che è il suo, che è quello in cui maggiormente si rispecchia. Invece non è facile, se si pensa anche che la differenza in queste partite la maggior parte delle volte la fanno i singoli, e Prato può contare su dei singoli di livello. Insomma, deve trovare il modo di squadra per ribaltare questa inerzia che si sta facendo sempre più da parte degli avversari. Il tempo c'è assolutamente, il gap è comunque ridotto, però deve ritrovare appunto quella concretezza che ha denotato il suo gioco nel secondo quarto. Primo time out chiamato nella ripresa ed è un time out Menzana. Ancora tutti e tre Pinelli a 5,5 abbondanti dal termine di questa gara, più 3 per Prato. Manfredini, energia, poi scarica per Berni che finta il tiro da 7,5 metri e va invece con l'assist per Artioli che sigla il più 5, 6-5-7-0, massimo svantaggio nella ripresa per i biancoverdi. Si chiude il triangolo, Iozzi bravissimo a pescare Proje che torna a segnare la Menzana, meno 3. Era importante segnare ora in risposta a una rotazione sbagliata precedente in difesa. Torna il gap di 3 punti. Manfredini non rinuncia a un tiro dalla media, pulitissimo, solo rete per lui. Ora ha cominciato a segnare Prato, quindi la Menzana è chiamata a fare altrettanto. Ha rimesso la partita in sesto Manfredini, perché l'aveva macchiata veramente in modo importante nel primo tempo. Adesso sta contribuendo nettamente alla causa. Puccioni per Iozzi, spazio da 3 per Iozzi a segno, importantissimo, meno 2. Importante questa tripla, in primis per fare entrare davvero Iozzi in partita dopo un paio di ingenuità che lo hanno portato ad avere 4 falli, e poi anche per la squadra che ora necessitava assolutamente di un canestro da 3 punti, anche per l'inerzia che ti può dare, chiamato a difendere la squadra di Betti, e qui però lascia liberissimo Artioli che può andare anche da Staino che sbaglia l'appoggio. Artioli forse più troppo lezioso considerando la distanza davvero ravvicinata che aveva dal ferro. Marrucci spara da 3 punti, solo rete! In un batter d'occhio torna in vantaggio a Menzana senza paura, incredibile. Adesso forse la rubiamo, rubata, l'ha toccata per ultima Berni, è fallo di Pannini. Ma è fallo di Pannini, ci sarebbe stata la rubata, non fosse stato falso. Però davvero grandissima energia e canestrone di Marrucci. E dimmi te se avresti pensato che Staino avrebbe sbagliato quel pallone, forse lezioso sia Artioli, ma insomma da Staino non te l'aspetti. Eh no, assolutamente no.
Berni, Casella apertissimo da tre, la infila Casella. 7-3, 7-5, più 2 Prato. Ancora due da recuperare, Menzana. 3-38 al termine. Iozzi per Pannini. Cuccioni, c'è fallo in attacco di Iozzi e il quinto. Eh sì, piove sul bagnato. Soprattutto perché c'era un Puccioni prontissimo, aperto da tre punti, e da un tiro aperto del miglior tiratore che ha la Menzana si ritrova a dover privarsi di, a doversi privare di uno dei suoi giocatori di punta in queste circostanze. Esce per 5 falli Andrea Iozzi a 3:32 dalla fine della partita e quindi entra Tognazzi. Peccato, perché ci toglie un giocatore importante, perché è una palla persa che a 3:30 dal termine non vorresti mai regalare all'avversario. Eh sì, sono d'accordo. E torna quella situazione in cui sotto di due devi trovarti a difendere e evitare che Prato segni, per evitare appunto che vada più di un possesso di distacco. Casella e Tognazzi su di lui. Berni contro Pannini. Casella. Casella ancora a palleggio vivo. Aggressivo Tognazzi su di lui. Berni. 4 secondi. Berni si tira da 8 metri. Berni sul ferro, si accontenta di un tiro da 8 metri, non aver costruito praticamente nulla. Marrucci finta, poi la offre in punta al capitano da 3 punti! Da 3! Pannini! Più 1! Come sta attento la Menzana nel cercare il miglior tiro. Marrucci aveva più opzioni ed è riuscito a evitare a trovare il compagno più libero. Da quell'altra parte c'è il fallo in attacco fischiato a Manfredini. La Menzana sul più 1 si trova ad attaccare non prima di un time out. E guardate come la bolgia biancoverde dagli spalti stia avvolgendo. I biancoverdi rientrano in panchina. Coach Pinelli ferma il cronometro prima che sia troppo tardi, perché la Menzana si è davvero ritrovata con 3 triple nelle ultime azioni per ribaltare una situazione di svantaggio. Partita è comunque sempre stata bene o male punto a punto, ma la Menzana si è davvero ritrovata quando quei tiri che ha costruito comunque molto bene, tiri sempre aperti, finalmente sono entrati. L'ultimo, quello di Pannini, ha fatto esplodere il palaestra, e poi il fallo in attacco di Manfredini che riconsegna il possesso biancoverdi. Time out chiamato da coach Pinelli, un time out chiamato per parte, quindi rimangono altri 2 time out per ciascun allenatore in questi ultimi 2:45. 7-6-7-5, ora è quando la palla comincia a pesare, ma bene o male per l'atmosfera che c'era la palla ha sempre pesato questa sera. E a proposito di atmosfera, direi anche stasera al pubblico biancoverde, io sono monotono ma ho veramente ben poche parole, perché questo è uno spettacolo assoluto, lo sarebbe anche in Serie A e figuriamoci in Serie C. Eh sì, davvero sono 2 tribune piene più il terrazzino. Un entusiasmo dilagante che spinge questi ragazzi. Mercoledì sera, tra l'altro. Di mercoledì. Pannini, su di lui Berni. Tognazzi, Prožek. Taglio di Tognazzi, alle spalle di Prožek c'è Marrucci. A lui il pallone, 9 secondi, fallo in attacco di Tognazzi. Si lascia cadere Berni. Ma Tognazzi è nervoso, avevo già visto che sbracciava un po' troppo, e quindi alla sbracciata successiva Berni ha colto la palla al balzo e gettandosi a terra ha portato il fischio dalla sua parte. Il quarto fallo per Tognazzi, ma soprattutto è una palla persa. Eh sì, problema palle perse. Intanto Berni, Pannini su di lui, Tognazzi insegue Casella. Certo non è un compito facile quello di marcare Casella. Artioli, ancora Casella, si va da lui, ci prova frontalmente, il fallo. È il quinto fallo di Tognazzi. È il quinto di Tognazzi. Menzana in bonus adesso e quindi c'è rimessa. No, se non sbaglio era già in bonus. Quinto fallo di Tognazzi, dopo il quinto di Iozzi entra Brambilla. Eh sì, era già in bonus. La marcatura su Casella era già in bonus, si era rimasto un attimo indietro. E quindi Artioli ha 2 liberi per superare.
ma il primo lo butta fuori, quindi ne rimane uno soltanto. Anche questo è fuori, anche questo è fuori. 0 su 2 di Artioli sul meno 1 Prato, più 1 Menzana. Si entra negli ultimi due minuti adesso. Pannini per Puccioni, Project, Marrucci, isolamento contro Magni, canestro e fallo! C'è stato anche il palo stellattesa. Marrucci, incredibile, Daniele Marrucci. Con la mano debole va ad appoggiare al tabellone dopo un contatto. Una giocata davvero incredibile, quella del numero 10, che questa sera sta davvero mostrando tantissimo talento. Esce Artioli, rientra da Salvadori con 4 falli, ma che comunque manca 1 minuto e 50 e può essere utilizzato tranquillamente da coach Marco Pinelli. Marrucci segna anche il tiro libero. Menzana va a 2 possessi più 4. 7-9, 7-5, 1-46. Adesso bisogna difendere. Forti sfugge a Project, Magni si butta dentro. Salvadori, ancora Magni contro Marrucci. La palla è fuori, Casella non la prende. Palla in panchina. Grandissima difesa di Marrucci. E time out Pinelli, immagino, a 95 secondi dal termine. Eh sì, la Menzana ora ha difeso molto bene, cercando sempre di stare lì ad evitare il fallo, ma mettendo più pressione possibile. E ora ha recuperato palla, ovviamente non si è fatto niente, perché specialmente dopo un time out l'inerzia viene fermata. Non viene fermato l'entusiasmo dagli spazi, perché è davvero encomiabile. L'apporto sta dando il tifo ai biancoverdi in questa fase, apporto direi pienamente meritato, perché questi ragazzi stanno mettendo tutto e stanno lottando anche contro, abbiamo visto, giocatori che sulla carta compongono un roster, sto parlando di Prato, davvero invidiabile. E nonostante questo la Menzana è sempre rimasta in partita e ora si sta giocando anche la vittoria. 95 secondi alla fine, più 4 con possesso. Ora ovviamente conta lucidità e capacità di buttare dentro i palloni, che anche se semplici in certi momenti della partita possono non esserlo. Rientrano i due quintetti in campo invariati da entrambe le parti e allunga la difesa Prato. Brambilla, la rimessa per Marrucci che consegna a Pannini, che prova a scappare via, anzi no, ci ripensa, legge la situazione e poi va da Brambilla stesso oltre la metà campo. Puccioni, Marrucci, Project, il fallo di Salvadori, è il quinto di Salvadori ed è lunetta per Gianni Project. 81 secondi al termine, rientra Artioli e Project va in lunetta. Il quinto fallo di Salvadori, non bene ovviamente per Pinelli, ma comunque entra Artioli che ha già dimostrato grande destrezza, grandi capacità in questa sera. Liberi per Prosek, segna il primo, più 5, 80-75. Questi tiri suoi senza parabola mettono sempre inquietudine, eppure è 2 su 2, più 6. Due possessi pieni, e allora è forte ad impostare per la Sibe 2000, la Sibe di Prato, alla canestro Prato 2000. Casella, fallo di Marrucci su Magni. Tiri liberi. Secondo fallo di Marrucci, con l'energia che ha messo nel parquet in questa partita, direi che si è gestito molto bene. E anche una macchina come Magni va a sbagliare il primo dalla lunetta. Sbaglia anche il secondo Marrucci al rimbalzo sul tagliafuori splendido di Gianni Project. Brambilla, Puccioni, palleggio vivo di Puccioni, testa alta, si guarda per andare dentro la Project, non c'è spazio. Marrucci tirato giù da Magni, andrà in lunetta per due liberi. Sì, qui tutta la pressione che abbiamo visto sin dall'inizio di Prato, tutte le mani addosso, ora sono giustamente segnalate
in ogni momento agli arbitri. Quarto fallo di Magni, che l'ha proprio tirato giù, sì, perché provano a farlo, segna Marrucci, tre possessi, importantissimo, dicevo, provano a farlo, no, con esperienza, senza farlo vedere, ma gli arbitri per ora non ci stanno mai cascando, stanno sempre segnalando i contatti irregolari. È solo uno su due per Marrucci, comunque tre possessi di stacco, 50 secondi forti. Bravo, deve trovare un canestro veloce, prova a farlo con Casella, e il fallo però di Marrucci, fallo di Marrucci nel raddoppio, troppo, troppo energico, troppo intenso il numero 10. Anche perché bisogna far scorrere il tempo, bisogna far scorrere il tempo e poi andare di là, sono 47 secondi scarsi, però Casella ora ha due opportunità, Magni ha fatto 0 su 2, credo che farà altrettanto Casella. Peraltro in questo palazzo di Ferri ne ha presi tanti, e infatti stavolta segna uno su due, tornano due possessi pieni. Marrucci, Annini vorrebbe il pallone, cintura di Berni, Marrucci ancora ingenuo. ingenuo qui Berni, perché pressava alla morte Pannini, e quando Pannini è andato addosso a Marrucci, a quel punto Berni ha provato ad andare addosso anche lui a Marrucci, però commettendo fallo. Vedremo se è una scelta quella di interrompere prima possibile il cronometro, ma di fatto concedi due tiri liberi agli avversari, e per ora ha ragione Marrucci, perché va a segnare ripristinando quel più 7 che vedevamo prima del libero segnato da Casella. Questa volta però è 2 su 2, più 8 Menzana, che pian piano rosicchia punti in più. Ultimi 40 secondi adesso, forti per Berni, rimane nel blocco Pannini, che poi la contende ad Artioli. L'arbitro Nocchi fischia fallo, mandando Artioli in lunetta per due liberi. Quindi ancora una volta il cronometro si muove di pochissimo, almeno 11 secondi trascorsi. 46 e 67 a 35 e 57, stavolta Artioli segna. Più 6. Time out, credo stavolta chiesto da coach Betti. Più 6 Menzana, è lunga ancora, 35 e 57, ci sarà credo fallo ancora subito, immagino, provando a farlo su qualcuno con scarsa media al tiro dalla lunetta, vediamo. Sì, è lunghissima, tra l'altro è curiosa perché non è scontata la scelta di Betti se avanzare o meno la rimessa, perché se la avanzi eviti un rischio di 8 secondi con una pressione di Prato, però hai solo 14 secondi, mentre se non altrimenti se non la avanzi, se la scelta è fare fallo, puoi avanzarla, nel senso. Tanto il cronometro si è fermato un po', però potrebbe anche essere una scelta per disegnare un qualcosa per uscire dal pressing per come viene portato, e allora magari avrebbe un senso tenere la rimessa nella prova metà campo, e quindi per avere un possesso più lungo, vediamo. No, non avanza la rimessa. E quindi se si va ad accorciare, l'accorcia Prato. Rambilla, Puccioni, subito il fallo infatti su di lui. I forti, e forti è il quinto, No, quarto? No. Ah no, quinto, vero. Quinto fallo di forti, Puccioni in lunetta. E rientra Milo Staino. La scelta di Pinelli è chiara ormai, mandare in lunetta ai giocatori avversari e poi provare a giocarsela in attacco. Puccioni a segno, bravo. 8-5-7-8, importantissimo, perché si va oltre i due possessi. Bravissimo Puccioni. Più 8, 8, 6, 7, 8, prova Prato adesso ad avanzare la rimessa, credo, altrimenti non ha senso chiamare timeout.
Tanto vuole un possesso rapido, immagino. Sì, sicuramente. No, riflettevo che dopo un quarto in cui hai segnato 9 punti, ritorni alla tua media di 86-87 punti a partita in casa. È incredibile. È abbastanza incredibile, perché vuol dire che hai fatto quasi 80 punti in tre quarti. Che tre quarti di partita sono giocati al ritmo Mezzana, quindi Prato ha addormentato la gara per il primo quarto e metà, il primo quarto e mezzo, sì, quasi. Ma poi la gara si è disputata sul terreno che i biancoverdi prediligono, e questo è un merito. Eh sì, sicuramente. E più 8, Prato velocemente rientra in campo, schema già disegnato da Pinelli, con rimessa avanzata per provare un tiro da 3 punti veloce, o comunque anche da 2, per fermare, segnare, fermando il prima possibile il cronometro. La Mezzana ora deve giocare solo di lucidità, senza farsi prendere da frenesia, perché ha il controllo con 8 punti di distanza sulla partita. 34 secondi e 55 prima della sirena finale. Casella va da 3 punti, Casella sul ferro, palla vacante a Project, la offre a Pannini, 25 secondi, Puccioni, Prato non commette fallo, lo commette adesso Magni. Quinto di Magni anche. Quinto di Magni, Puccioni in lunetta, 8, 6, 7, 8, 21 secondi. Si avvicina un'altra serata importante, direi. Sta per tornare Sabia. 5 giocatori usciti per 5 falli. Credo che Project abbia un problemino fisico. Sbaglia Puccioni. Sono comunque 3 possessi pieni, si fa palindromo il punteggio del palaestra, 8-7-7-8, palla per Casella, Manfredini, ancora Casella, prova a scappare in angolo Berni contro Pannini, che gli dà la spallata per fargli sbagliare il tiro. Nervosismo di Berni, 6 secondi, ormai è fatta, la Mezzana vince anche la seconda, una squadra spettacolare, una squadra fantastica con un pubblico che non le è da meno. È davvero una grande unione. Puccioni muore così la partita, è ancora una vittoria stupefacente di questa grandissima squadra, perché certo preventivare un inizio così in pool promozione non era veramente nelle più rosee previsioni. Questa è una partita veramente importante, bella, bella, bella. Ancora una volta la Mezzana a dimostrare solidità, lucidità quando era importante, perché di fatto è sempre stata punto a punto e ha vinto di 9 alla fine. Anche quando la palla pesava non ha tirato bene i tiri liberi, ma quando la palla pesava a fine partita invece lo era. Sentiamo la verbena con cui si conclude la partita. Meglio di così non credo si possa fare. 87 punti in media perfetta, come gli 87.1 qui collezionati in casa testimoniano. È 11ª vittoria consecutiva in casa, immacolato il percorso casalingo. Che cosa dire? Io veramente ammiro il lavoro di Paolo Betti e dei suoi, perché è un grandissimo lavoro. Si vede che c'è una grandissima unità di intenti e davvero meglio di così credo non si potesse fare, e quindi mi unisco semplicemente alla gioia strabordante del meraviglioso pubblico biancoverde. A questo punto c'è il derby, ci arriviamo nelle condizioni di fiducia migliori possibili. Sì, sono d'accordo, e quando hai detto che c'è una unità incredibile io
amplierei il discorso anche a livello societario, perché quando una squadra che sulla carta non è la prima forza, ma neanche la seconda, neanche la terza, neanche la quarta forza del campionato, fa questo percorso, vuol dire che c'è davvero tanta coesione a livello societario, poi per poi scendere anche nello staff e nella squadra e poi nel pubblico, che ora sta cantando insieme ai ragazzi il primo posto in classifica, che sta mantenendo da ormai tantissimo tempo, considerando prima e seconda fase. La Menzana rimane imbattuta tra le mura amiche. Il prossimo è il derby a Monterosso, a casa del Costone, per poi tornare qua nella partita successiva, e noi vi racconteremo la partita solo differita. Allora, la partita non sarà in diretta ovviamente su Star Play, è l'unico campo dove non ci è concesso, questo continua, però almeno credo che potremo fare la cronaca in differita, quindi poi la potrete ovviamente riguardare sui social, sul canale YouTube della Menzana Basketball e ovviamente sul canale Tetto Scala e ovviamente anche sì, su questo tipo di piattaforme. Non ci sarà diretta, sarà diretta YouTube su Costone Channel, credo, come costume per le cronache del Costone. È l'unico campo che non ci viene concesso, ma mi evito ogni polemica, ormai ne abbiamo parlato fino alla noia, quindi va bene così. Comunque la nostra voce in qualche modo la sentirete poi. Menzana dunque a punteggio piano dopo due gare di pool promozione, battendo San Vincenzo e Prato, e adesso è lo scontro al vertice, perché credo che il Costone probabilmente vincerà la Dagliana stasera, e la partita è ancora in corso, e quindi ci arrivano davvero con un vantaggio importante sulle inseguitrici. Menzana a quota 14 se non erro, e Costone probabilmente a quota 12. È tutto da Alessandro Petri e Francesco Barbucci, un abbraccio grandissimo e ideale, perché questa è una serata davvero speciale, e ci sentiamo presto. Ancora grazie per l'affetto con cui ci seguite.